È stata una buona gara, soprattutto dopo il primo gol. Prima all'inizio era un po' così, insomma, un po' sottotono, anche per l'aggressività della squadra avversaria. Poi, insomma, si è giocato anche abbastanza bene, sono state buone azioni, buone trame, buon possesso palla, insomma, bene, bene, partita di oggi, bene. Mister, è il secondo successo roboante consecutivo che regala alla Cerina il terzo posto matematico, però regala tantissimi rimpianti. Tra tutti i punti persi per strada, qual è il rammarico più grosso di Simonelli? Guarda, in questo momento io non riesco a fare. Io già sono concentrato sulla partita domenica prossima, quindi. Al limite di queste cose ne potremmo parlare proprio alla fine proprio del campionato, quindi vediamo dove saremo, cosa abbiamo fatto, insomma, quindi insomma, di questi eventuali rimpianti cioè, ne parleremo alla fine del campionato. Visto che fosse proprio a causa di questi impianti, a fine gara, diciamo, i tifosi non sono stati proprio tenui, sia con lei che con l'intero 11 che è sceso oggi in campo, nonostante comunque una prestazione importante, un risultato ineccepibile, frutto di un'ottima gara. Beh, io non ho nulla da dire, io rispetto il dissenso altrui, posso non condividerlo, ma lo rispetto. Nello stesso momento sono contento di come la squadra si sta esprimendo. Domenica la sua squadra si troverà probabilmente a fare da arbitro a questo finale di campionato, visto che il Bisceglie arriva qua forte nel primo posto conquistato oggi, il Trastevere ha perso, dovrà giocarsi in tutto per tutto contro la Nocera. Che È così. partita sarà? Se fossi un mago te lo direi. Anche di questo potremmo solo parlarne dopo la partita. Di quello che è stato. Tra le tante note di giornata c'è il ritorno in campo e al gol di Milano. Un under che nella prima parte di campionato si era disimpegnato, a mio modo di vedere, in maniera piuttosto grigia. Come mai è stato tenuto fuori dal campo per così tanto tempo? Se avesse giocato sempre in Milano staremmo al primo posto con 10 punti No, avanti. Ah no, assolutamente ah no, no, ecco, per no, carità. cioè, no, Adesso che saremo qua. ecco, No, quindi. per carità. Beh, insomma, è stato penalizzato dal sistema di gioco, questo senz'altro. Tant'è vero che avevamo fatto di tutto per poterlo dare in qualche altra squadra dove avrebbe potuto giocare. Questo non è stato possibile, per cui c'è stato un momento di. Adesso si sta adattando molto come attaccante, io lo vedo anche molto bene, onestamente. Cioè, oggi, ad esempio, al di là degli avversari che in quel momento erano chiaramente non erano al massimo della condizione mentale. Però lui c'ha colpi importanti, anche come. Anzi, io ritengo che, dal mio punto di vista chiaramente tecnico, che il suo ruolo sia quello di attaccante, non di esterno. Attaccante. Mister, andiamo fuori tema. Giovedì lei era Baronissi, il suo Saviano ha vinto la Coppa Campania di seconda categoria. Sì. Parole al mire di Vincenzo Simonelli, che è suo cugino ma anche direttore sportivo di questa squadra. Dopo un bel po' di anni, insomma, quella prima Coppa c'era Simonelli in porta Sì, questa, con il mio malgrado sì, nel 69, quindi sono passati quasi 50 anni, per cui cioè, quando me lo disse sono stato costretto, non avrei voluto farlo, a pensare a quanti anni ho. Questa è stata una scoperta, io non pensavo che avessi tutti questi anni, l'ho scoperto. Giovedì scorso a Baronissi, quando dice: ma tu 50 anni fa, 50 anni fa, e quanti anni sei? Sono guaiato veramente. Però la Savianese è una bella soddisfazione. Sì, molto, molto. Io sono andato con piacere. Io non vado a vedere mai una partita, cioè non vado proprio in nessun posto, sto sempre a casa. Infatti non ne caccio pure a casa.
cioè, come sta succedendo un po' qua, no? Nel senso che quando si vince sono una chiave, sono una schifezza, quando si perde sono una schifezza. Una volta mi è capitato a Pisa, Pisa-Spezia, noi dopo 20 minuti, è un derby incredibile, sentitissimo, cioè terribile, dopo 20 minuti fu espulso un nostro calciatore, un certo Cagnale. Noi vincemmo 2-0, c'era una partita importante in 10, alla fine contestazione feroce nei miei confronti, eppure cioè, è successo che entrambi gli allenatori furono contestati, quindi fu una cosa incredibile, quindi è il nostro destino, non c'è niente da fare, ma per adesso va bene così. Mister, la trattengo per spiegarle, oggi è stata una domenica speciale al campo sportivo, perché non so se è venuto a sapere, c'erano dei ragazzini delle scuole medie sia di Nocera superiore che di Nocera inferiore. Sì, l'ho saputo oggi, sì. E le presento Marika Cuomo, che è la prima volta è venuta in campo come raccattapalle, la prima bambina. Ah, bene. E lei è un'appassionata di Milani, quindi sicuramente le vorrà fare una domanda riguardo all'entrata. Marika, fai la domanda al mister. Cioè, questo significa essere circondato. Cioè, questo non va bene. Dimmi tutto. Perché non gioca? Perché è troppo bello. No, scusa, è brava, è molto brava, brava. Vedremo in queste partite, solo per te però. Grazie mille.